Insieme ad Ilaria Ferramosca, autrice del libro Un caso di stalking. E di stalking si parla tanto, tantissimo, ma il caso è particolare, perché quando si parla di stalking pensiamo alle donne che subiscono lo stalking. In questo libro, che poi è anche un fumetto, è un uomo che subisce stalking. Ci racconti? In questo caso effettivamente c'è un po' un capovolgimento dei ruoli. È un uomo che subisce stalking da una donna. L'idea nasce innanzitutto dal fatto che molto spesso gli scrittori attingono a delle realtà personali, forse un po' per esorcizzare anche delle realtà, degli episodi che accadono, e nell'esorcizzarli si tende molto spesso anche per un effetto catartico quasi a esasperarle e a utilizzare anche dei soggetti lontani da sé, quindi a dissociarsi. Io ho preso spunto da una situazione analoga. Nel libro cosa avviene? Come questo uomo subisce stalking? Subisce stalking da una donna che appare misteriosamente nella sua vita mentre lui è in una fase un po' di incertezza e di declino, perché il protagonista è uno scrittore che ha avuto un momento di fama e che adesso vive un momento di incertezza, di debolezza e anche di caduta. Quindi ci troviamo davanti ad una donna che in qualche modo sembra riportargli la fiducia che lui stesso ha perso, quindi inizialmente la sua presenza sembra un toccasana, poi in seguito ad un rifiuto, di che natura però non lo diciamo, si innesca un meccanismo di persecuzione da parte di questa donna che avviene nella maniera classica con cui avviene inizialmente lo stalking, prima di esasperarsi e diventare sfociare nella violenza, quindi con telefonate ripetute, messaggi ripetuti, pedinamenti, quindi un'angoscia che mano a mano diventa incalzante e costringe in qualche modo il personaggio, il protagonista, a barricarsi anche nella sua casa. Ecco, è un fumetto, vediamo. Sì. Perché la scelta di un fumetto? Ho scelto di trattare questo argomento specifico attraverso il fumetto perché penso che sia un mezzo che ha una potenzialità molto elevata, perché unisce l'impatto dell'immagine alla forza della parola ed ha la possibilità di abbracciare un pubblico più vasto, che va dal giovane all'adulto, visto che il graphic novel nello specifico è il classico fumetto autoriale, non da edicola, che è diretto ad un pubblico adulto, maturo, ma allo stesso tempo come strumento è quasi sempre anche culturalmente collegato all'adolescenza e ai giovani. Ilaria, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, ricordiamo Un caso di stalking di Ilaria Ferramosca. E di Gianmarco De Francisco, che è il coautore, il disegnatore della storia. Certo, ricordiamo anche Gianmarco De Francesco. Ti chiediamo di autografare il tuo libro con dedica alla città del libro. Prego. Certamente. Ecco qui, alla città del libro, Ilaria Ferramosca.